La questione, la situazione della signora è chiaramente una situazione difficile in cui versano purtroppo, ahimè, tanti pensionati italiani. La sua situazione in particolare, se posso magari anche dire che esiste uno strumento che magari conosciamo poco, che è fatto apposta proprio per gli anziani proprietari di casa che percepiscono pensioni basse, che si chiama prestito vitalizio ipotecario. No, no, capito, no, 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 fate finire, fate finire, zitti tutti. Boh. Gli anziani proprietari, gli anziani proprietari di casa con un'ipoteca sulla propria casa, rimanendo proprietari e stando dentro la propria casa, da un istituto bancario possono ricevere una somma. Ricevere una somma che gli dà una mano a vivere un po' meglio, ma rimangono a casa e rimangono in proprietà della loro casa. È un aiuto per gli anziani. No, vabbè, è un aiuto per gli anziani. Dopodiché troveremo tutti i complotti. Posso spiegarlo, questo aiuto per gli anziani? Siamo amici delle banche, vogliamo favorire le banche, lo diranno, ma questo è un aiuto per tutti quegli anziani. La pensione in banca, pensioni basse, sono proprietari di casa ed hanno bisogno di un po' di liquidità per vivere meglio. Finestra formativa. Un minuto a lei, un minuto a me. Finestra formativa.